Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo ancora di videocamere da sorveglianza e nello specifico di un prodotto della Hetzfeld. Spero sinceramente di averla pronunciata nel modo corretto, altrimenti sai che figura. Che già l'altra volta, invece di dire stand by, ho detto stand by e qualcuno voleva linciarmi. Scherzi a parte, cari amici, questa Elife 2K Plus ha catturato la mia attenzione. E devo essere sincero, mi ha anche soddisfatto molto, soprattutto per prestazioni ed utilità. Ma prima di andare a vedere più da vicino questo kit, cari amici, perché non stiamo parlando solo della telecamera, ma anche di un pannellino solare che gli dà ancora di più maggiore flessibilità, cari amici, solitamente supporto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, entrambi è importante, attivate la campanella per non perdere nessuna novità e commentate per farmi sapere le vostre opinioni. Cari amici, se avete bisogno di un consiglio o di una consulenza informatica gratuita, oramai lo sapete, mi scrivete su Facebook, Instagram o Telegram, io vi aiuto volentieri. Vi lascio tutti quanti i miei riferimenti sia sotto in descrizione, sia inquadrando questo QR code dove troverete come contattarmi, il link per sostenere questo progetto, la mia vetrina Amazon dove ci sono tutti quanti i prodotti che ho recensito, divisi ovviamente per categoria, e il mio canale Telegram delle offerte, dove trovate le migliori promozioni del web, tutto a portata di click. In questo kit troviamo, cari amici, oltre al pannellino solare, anche la telecamera, dove la sensazione che trasmette tenendola in mano è quella di un prodotto di qualità, costruito bene e rifinito ancora meglio. Telecamera che ha un sensore da 4 megapixel, per una risoluzione massima di 2K Plus, quindi parliamo di 2560x1440 pixel a 15 fps. Abbiamo poi due LED a luce bianca che permettono la registrazione a colori anche durante la notte e, cosa mai vista, cari amici, una telecamera, un sensore di movimento PIR che non vedo l'ora di provare, in quanto unito all'intelligenza artificiale dovrebbe portare il numero di falsi allarmi praticamente a zero. Non sono presenti invece i classici LED infrarossi per la visione notturna in bianco e nero, che infatti, come già detto, sarà sempre a colori grazie appunto ai due faretti a LED. Abbiamo poi la certificazione IP66 che ne garantisce un utilizzo in esterna anche con il maltempo. Troviamo il microfono per la registrazione audio, oltre che, cari amici, l'altoparlante. Questa telecamera quindi può essere utilizzata anche come interfono. Non abbiamo, come potete vedere, lo slot per l'inserimento di una micro SD, in quanto la camera è già dotata di memoria interna da 32 giga. Se vogliamo maggiore storage possiamo acquistare lo spazio sul cloud proprietario di Hetzfeld. Troviamo poi il tasto di accensione e reset, oltre lo sportellino per, cari amici, per l'alimentazione. Vi ricordo che questa telecamera ha una batteria interna da ben 10.400 mAh che dovrebbe garantire un'autonomia di ben 270 giorni, limite che ovviamente viene bypassato con il pannellino solare che è in dotazione in questo kit. Ovviamente il connettore di ricarica è protetto da questo tappino in gomma che impedisce all'acqua di andarci dentro. Abbiamo poi una guida rapida, è presente anche l'italiano, guida rapida con questo bel QR code che sinceramente io vorrei fosse sempre presente su ogni dispositivo, in modo tale da andare ad evitare tutta questa carta inutile. Un aspetto molto importante e veramente utile invece è la dima per il montaggio. Troviamo poi accessori per il montaggio a parete, dove abbiamo un doppio tipo di fissaggio. Infatti possiamo sia andare a installare la nostra telecamera con questo connettore di fissaggio a vite, sia con questo qua magnetico, che sinceramente la presa è molto salda e lo vedo molto ma molto più duttile. Troviamo infine ovviamente l'alimentatore, che è un 5V 2A, quindi è un 10W, e il cavo di alimentazione di tipo micro USB. All'interno di questo kit poi troviamo anche il pannellino solare, dalle dimensioni veramente molto compatte e dallo spessore, come potete vedere, molto ma molto ridotto. Ci attestiamo a un peso di poco superiore al chilogrammo e il pannellino solare è un pannello ad alta efficienza.
infatti ha delle celle in silicio monocristallino che ci permetterà di avere un wattaggio massimo in uscita di 6.18 watt, per avere quindi una durata davvero senza manutenzione di questa telecamera. Il cavo poi in dotazione è un lunghissimo cavo da 4 metri che ci permetterà una maggiore flessibilità di installazione. Il pannellino solare poi ovviamente è correlato da staffa per il montaggio, tasselli e dima per il corretto posizionamento sul muro. Infine troviamo una guida rapida che vorrei fosse sostituita da un bel QR code, pensiamoci tanto in tanto alla natura e non con la pirlata dei caricabatterie. Voglio mostrarvi poi come questo poco di luce riesce ad alimentare le mie cuffie da fitness. A proposito, se volete, ho già trattato l'argomento in un video che vi lascio sia qui sopra che sotto in descrizione. Come potete vedere, nel momento in cui collego il connettore di ricarica, la spia rossa delle mie cuffie da fitness si illumina andando in carica. Altro aspetto, cari amici, molto importante che voglio mostrarvi è che nel momento in cui andiamo a inserire il connettore di alimentazione per andare a alimentare appunto la nostra telecamera, come potete vedere, è fatto in modo tale che vada a coprire completamente il foro di alimentazione per impedire l'intrusione di acqua all'interno appunto del connettore stesso. Un aspetto che ho gradito molto e che denota veramente molta attenzione da parte dell'azienda. Bene cari amici, visto cosa c'è all'interno della confezione, andiamo a vedere più da vicino le specifiche. Sul sito, che devo essere sincero è veramente ben fatto, abbiamo subito un overview delle caratteristiche di questo dispositivo, che in parte abbiamo già visto nell'unboxing. Abbiamo quindi inoltre la difesa attiva, ovvero quando viene individuato un intruso, la camera emette un suono o un messaggio personalizzato e i due LED cominciano a lampeggiare. È presente il supporto al Wi-Fi 2.4 GHz, ma non quello a 5. Quando proviamo a configurarla, cari amici, soprattutto se il nostro modem o router ha la doppia Wi-Fi, assicuriamoci sempre che lo smartphone che andremo a utilizzare, quindi per la connessione della nostra telecamera a internet, sia collegato anch'esso alla Wi-Fi a 2.4 GHz. Troviamo poi la compressione video H265, la stessa utilizzata per il nuovo standard DVB-T2, stiamo parlando delle trasmissioni e dei canali del digitale terrestre. Vi lascio la playlist con tutti quanti i contenuti sotto in descrizione. Codec H265 che a parità di qualità andrà a creare un video dalle dimensioni più contenute. Abbiamo poi la possibilità di personalizzare gli avvisi vocali, oltre alla compatibilità con il nuovo pannellino solare che vi ho mostrato nell'unboxing e che è presente ovviamente in questo kit. Essendoci il sensore PIR, coadiuvato poi dall'intelligenza artificiale, questa telecamera della Hexvix riesce a distinguere le persone dagli oggetti in movimento, quindi riducendo veramente al minimo i falsi positivi. Quando la telecamera rileva la sagoma di una persona, attiva automaticamente la sirena o un messaggio automatico e i due faretti cominciano a lampeggiare. Come vedremo tra poco, tutte queste cose sono personalizzabili, ma vi danno l'idea delle specifiche del prodotto. Funzione, cari amici, che può essere utilizzata non solo per dissuadere, ma anche per dare il benvenuto. Infatti possiamo impostare un messaggio magari non facendo accendere le luci a LED, quindi abbiamo una doppia utilità, sia di dissuazione che di benvenuto. Abbiamo poi compatibilità con gli assistenti vocali, quali ad esempio Google Assistant o Alexa. In quest'ultima, installata la skill, possiamo vedere la telecamera sia ad esempio nella nostra Fire TV Stick 4K Max. A proposito, vi invito a vedere la recensione che vi lascio sia qui sopra che sotto in descrizione, sia ad esempio nell'Echo Show 8 pollici che ho acquistato in super promo prendendo l'offerta dal mio canale Telegram, che vi invito a seguire per non perdervi le migliori promozioni del web. Inutile dire che una delle caratteristiche migliori di questa telecamera è sicuramente la sua semplicità. Infatti, per quanto concerne l'installazione, non abbiamo bisogno di un installatore, ma il tutto può essere fatto anche, cari amici, dall'amatore della domenica. Installazione che può essere fatta sia in maniera magnetica che attraverso il fissaggio al muro. Una cosa che davvero mi ha sorpreso è la facilità dell'app che voglio mostrarvi nelle sue varie opzioni. Comunque, cari amici, mi
mi sono basati veramente pochi tap per far funzionare la camera con l'applicazione. Questa cosa, cari amici, non è da poco. Infatti, avviata, selezioniamo la nostra telecamera e oltre a poter vedere cosa sta inquadrando, potremo scattare ad esempio un'istantanea, avviare la registrazione manuale ed effettuare ad esempio una chiamata. Quindi possiamo usare la nostra telecamera come un interfono ed eventualmente anche far suonare l'allarme, che può essere configurato sia in sonoro sia in visivo. Possiamo poi regolare la risoluzione della camera stessa. In alto a destra, cari amici, c'è l'icona ingranaggio che ci dà accesso alle varie impostazioni. Ad esempio, in modalità operativa possiamo impostare il comportamento della telecamera scegliendo una registrazione continua, che non so quanto abbia senso su un dispositivo del genere, o magari aumentando il tempo del video nel momento in cui la telecamera rileva un movimento, quindi si va ad aumentare il tempo che la telecamera registra nel momento in cui appunto ha rilevato un movimento. Oppure possiamo impostare un risparmio energetico più accentuato, dove la telecamera si andrà a risvegliare solo quando dall'app cerchiamo di visualizzare la live. Quindi possiamo personalizzare il comportamento della nostra telecamera, ad esempio in base a un periodo di tempo ben definito. In rilevamenti intelligenti poi possiamo scegliere se affidare il nostro rilevamento o al sensore PIR, che si attiverà anche se passa ad esempio un animale, o ad esempio all'intelligenza artificiale con l'impostazione rilevamento figura umana, che dovrebbe riconoscere appunto un uomo da un animale, potendo poi regolare anche la sensibilità delle varie zone di rilevamento della telecamera. In notifica poi possiamo impostare le notifiche sia lato camera che lato applicazione, quindi scegliere se far riprodurre alla camera un avviso sonoro anche personalizzato o rimanere in silenzio in caso di rilevamento di un movimento nell'area inquadrata. Allo stesso modo possiamo impostare se far lampeggiare o meno i due LED anche quando gli stessi sono già accesi per via della scarsa luminosità. Lato applicazione definiamo ad esempio l'intervallo di tempo nel quale vogliamo ricevere l'avviso da parte della nostra telecamera di rilevamento appunto del passaggio di una persona, quindi c'è stato un movimento sotto la telecamera. Sia possiamo impostare la registrazione dell'audio nel video che ad esempio i messaggi vocali del dispositivo. In immagine invece possiamo definire lo stile dell'immagine, quindi con colori più o meno saturi. Possiamo poi gestire la registrazione, che può avvenire sia sulla memory card che è già inserita, quindi la memoria interna abbiamo 32 giga MMC 5.1, non tantissimi a dire il vero, oppure possiamo andare ad acquistare dello spazio sul cloud di Hetzvidz, potendo ad esempio crittografare i video tramite l'utilizzo di una password e impostare, cari amici, anche i dati relativi al wifi, oltre che vedere le info sul dispositivo, condividerlo e ovviamente eliminarlo. Ora, cari amici, prima di tirare le somme vi mostro un po' di riprese in varie condizioni, in modo che vi rendiate conto da soli della qualità del prodotto in generale, ma anche di cosa dovete aspettarvi in termini di resa e di riprese, ovviamente anche per quanto riguarda l'audio. Saluto a tutti gli amici di YouTube. Ora, cari amici, questo prodotto, devo essere sincero, a me è piaciuto molto, ma vanno specificate delle cose. È una telecamera fatta per rilevare movimenti a un passaggio. Se vi aspettate profondità nella visione di notte, non ne avrà, perché non è fatta assolutamente per questo. E di sicuro va messa in un posto non accessibile, perché si svita o si stacca dalla basetta magnetica e si porta via. Al momento, cari amici, questo kit su Amazon costa 170 euro per la versione che vi ho mostrato, quindi con il pannello da 6,18 watt e la telecamera da 4 megapixel, ma vi è anche una versione meno costosa, stiamo parlando di meno di 140 euro, dove la telecamera è da 2 megapixel, perde di capacità di batteria e il pannello solare è meno efficiente. Se devo essere sincero, cari amici, sono dei soldi ben spesi, merito soprattutto della duttilità e della semplicità nell'installazione, oltre che costo
cosa da non sottovalutare nella configurazione. Se devo trovare un difetto, sinceramente avrei preferito una memoria più grande o quantomeno la possibilità di inserire una memory card, ma forse la mia è una pretesa sbagliata. Uno, perché la durata di una memory card, soprattutto in registrazione continua, è davvero limitata. Due, perché ripeto, questa è una telecamera fatta per registrare di sicuro non 24 ore su 24, ma semplicemente per rilevare un movimento e agire di conseguenza. E questo, cari amici, posso garantirvi che lo fa in maniera eccezionale. Per quanto riguarda l'autonomia, i valori massimi dichiarati sono più da laboratorio che da utilizzo reale. Dopo una settimana di utilizzo, normale, non stressante, la batteria è diminuita di circa l'8%. I 270 giorni sono un po' come i consumi dichiarati dalle case madri per quanto concerne le automobili, abbastanza lontani dalla realtà. Ma comunque questo avviene senza collegarla al pannellino che, ripeto, è in dotazione. Comunque, dicevamo, senza il pannellino solare si dovrebbero arrivare a 90 giorni di media di utilizzo, con utilizzo pressoché consono alle specifiche di questa telecamera. Ma questi 90 giorni vengono appunto bypassati dall'utilizzo del pannellino solare, che vedo davvero ottimo e necessario per questa telecamera. Se poi, cari amici, volete telecamere per impianto di videosorveglianza più convenzionale, ovviamente, quindi cablate, vi lascio sotto in descrizione tutti quanti i riferimenti dei prodotti che ho trattato. Ora, prima di concludere, vediamo i pro e i contro di questo dispositivo. Tra i pro, sicuramente un'alta qualità video, doppia illuminazione a LED che permette una visione a colori anche di notte, pannellino solare di questo kit molto comodo e aumenta la duttilità di questo dispositivo. Sensore PIR ovviamente elimina i falsi positivi. Tra i contro, cari amici, memoria da 32 GB non insostituibile, connessione solo a 2.4 GHz. Bene, cari amici, per questo video è tutto. Mi raccomando, condividetelo. Noi ci vediamo in un prossimo contenuto. Attivate la campanella per non perdervelo. Un saluto dal mastro.